due giovani catechiste della parrocchia di San Pio X a Fano e animatrici del centro missionario diocesano saranno le direttrici del prossimo campo di lavoro e formazione missionaria in programma dal 10 al 16 luglio. Si tratta di Veronica Principi, studentessa di lettere moderne, e Maddalena Buiani, studentessa di giurisprudenza. Le ragazze avranno il compito di coordinare la 36esima edizione dell'evento. Il tema di quest'anno è la misericordia, infatti nelle varie realtà in cui andremo visiteremo delle varie opere di carità, di assistenza ai malati, ai poveri, perché è proprio il tema di quest'anno, insomma, quindi lo affronteremo nelle varie sfumature. E chi guiderà il campo di lavoro e formazione? Avremo con noi padre Benjamin, missionario saveriano di Ancona, che ci aiuterà nella formazione, nei vari momenti, e guiderà questo gruppo di 50 ragazzi. Le iscrizioni sono ancora aperte? Certo, sono aperte fino al 30 giugno, infatti invitiamo chiunque voglia partecipare ad iscriversi, perché i posti ancora ci sono. Il campo missionario vede coinvolti ogni anno oltre 50 giovani della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, e fa visita a 5 diverse parrocchie del territorio. Il 10 luglio partiamo con il campo missionario, la prima tappa è Pergola, martedì seguirà Mondavio, mercoledì Tavernelle, giovedì Cagli e venerdì concludiamo a Fano. E come saranno suddivise le giornate? La mattina solitamente ci svegliamo e diamo inizio alla raccolta di vestiti usati e di alimenti a lunga conservazione. Il pomeriggio padre Benjamin ci segue nella formazione e la sera festeggiamo, quindi facciamo la festa nella parrocchia che ci ospita. Vi aspettiamo dal 10 al 16 luglio al campo missionario diocesano. Venite numerosi.